voglio parlare della mia esperienza per quanto concerne la magia. Quella vera. Ti assicuro che non mi sto inventando niente. Anzi, il mio messaggio per chi ne è curioso, di starne lontano. In famiglia ci sono state molte esperienze strane e paranormali, quindi ho visto e sentito cose fuori dall'ordinario nella mia vita. Sono sempre stato attratto dall'occultismo e dalla magia. Sapere certe cose mi dava un senso di sicurezza e potere verso l'esterno. Nonostante tutto ciò che sapevo, era solo roba che avevo letto, mai sperimentato. Ero un ragazzino, dopo tutto, e anche tanto ipocrita. Gli anni passarono, riuscii nell'intento di avere qualche paralisi notturna volontaria per riuscire a compiere quello che viene chiamato viaggio astrale. Senza mai riuscirci, però. La paura bloccò tutte le mie chance. Leggevo molto, da scrittori che parlavano di magia bianca a scrittori molto sinistri. Il detto che la magia non ha colori è una gran fesseria. Ha colori, nero e tutto il resto. Non voglio rivelare il nome di questo ultimo autore. Non voglio che qualcuno cerchi i suoi libri e provi a piratarli. Leggenda vuole che sono protetti, non contro la pirateria. Sono facilmente reperibili in PDF, ma capitano piccole sciagure per chi scarica illegalmente questi PDF. Ne sono testimone io. Al momento della cancellazione dei PDF, la mia vita sembrò tornare alla normalità e ricevetti un aumento al lavoro nei 2 o 3 giorni seguenti. Un libro in particolare mi fece restare incollato allo schermo. Un libro in cui si sostiene che l'oscurità è un essere dotato di una propria coscienza, nato prima della luce stessa. E nella Bibbia questo tratto è ben noto. I giorni passarono e tra una ricerca e l'altra ero sempre più curioso. Solo che le notti erano diverse. La stanza era sempre più buia. L'ombra degli oggetti sembrava più larga e con sfumature strane ai bordi. Con la coda dell'occhio mi sembrava di osservare qualcuno guardarmi in continuazione. Andò avanti per giorni, finché una notte, svegliandomi di soprassalto, guardo la finestra e vidi la sagoma di una persona. Ero paralizzato dalla paura. Era completamente scura, nessun lineamento. Non vedevo il volto, niente di niente. I secondi passavano lentamente. D'un tratto, sembrò che dall'oscurità attorno uscirono come dei tentacoli che lo presero per portarlo nella zona più sicura della camera. Io, ancora impaurito, mi accertai a luci accese che non ci fosse nulla nella stanza. Ed effettivamente fu così. Dopo quel giorno, le ombre e l'oscurità di una stanza buia assunsero le sembianze di sempre. Presi quel segno come per dire: sì, io esisto. C'è un motivo particolare se di notte tutto sembra più tetro. Nel corso della vita provai anche altro in questo campo e voglio rivelare a tutti, soprattutto a chi vorrebbe provare solo per gioco, che chiamare uno spirito, demone o chi si voglia, di non provare mai per semplice curiosità. Non serve per forza essere allenati per aprire porte che difficilmente possono essere chiuse. Basta vedere la tavola Ouija. Ripeto anche, non ho inventato nulla. Mi chiamo Leonardo, sono un uomo di 28 anni e abito a Roma. La storia che vi racconterò nei prossimi minuti è accaduta pochi mesi fa, proprio nel mio condominio, situato in periferia dove la vita è meno movimentata e chiassosa rispetto a quella del centro.
Era un quartiere non molto grande, ma piacevole e quieto. C'era tutto quello di cui un cittadino, senza troppe pretese, poteva avere bisogno. Un supermercato, un'edicola, vari locali, tra cui anche pizzerie, molto buone, due farmacie ed infine un numero non indifferente di parrucchieri e barbieri. Era presente anche una bella chiesa che, tra l'altro, era molto vicina a casa mia, con tanto di campetti da calcio nel retro, i quali erano molto curati. Appena arrivai in questo quartiere anni fa, quando la casa non era ancora stata ristrutturata, ricordo molto bene che dietro quella graziosa chiesa giravano leggende che parlavano addirittura di sette sataniche che si incontravano con regolarità nei sotterranei dell'edificio per sedute alquanto inquietanti. Ma erano leggende, e per l'uomo scettico e poco credente, direi ateo, che sono io, neanche se mi avessero pagato ci avrei creduto. Non ci avrei creduto fino ad un giorno, o meglio, una sera, che cambiò completamente il mio modo di approcciarmi al mondo religioso, che, se ci pensate, è strettamente legato a quello del paranormale. I miei genitori quella sera d'autunno vennero ad aiutarmi a portare vari scatoloni e scartoffie in soffitta, dato che decisi, finalmente, di mettere in ordine la mia casa appena ristrutturata. Un alloggio bello spazioso per una sola persona. Prelevammo dalla terrazza vari scatoloni contenenti giocattoli datati, vecchi libri degli anni delle superiori e foto ingiallite. Alcuni scatoloni erano così pesanti che servivano due persone per portarli fino al pianerottolo, dove mia madre ci aspettava, tenendo l'ascensore aperto con un apposito pulsante. Caricammo nel montacarichi la prima carrellata di scatole. Così io e mio padre ci avviammo per il quinto piano, dove erano presenti tutti i ripostigli del condominio. Il mio era il numero 2. Un 2 scritto con una pennellata di bianco sulla porta in metallo massiccio che ci separava dallo stanzino ancora vuoto. Aprii la porta con il mazzo di chiavi che portavo sempre con me quando abitavo lì. La porta si chiuse con un rumore a dir poco spiacevole, rivelando uno stanzino buio, con grandi ragnatele ad ogni angolo. Così io e mio padre, un uomo dall'aspetto curato ma dal carattere scorputico, cominciammo a spingere i primi scatoloni di dentro. Ripetemmo la stessa operazione per altri 3 carichi. Ormai con il sudore che scendeva dalla fronte, stanchi dal continuo via vai, io e mio padre rientrammo in casa e preparammo un vassoio di biscotti e del tè, da goderci in tavola assieme a mia madre. Io e tua madre oggi dovremmo andarcene un po' prima del solito. Abbiamo ospiti a casa stasera, disse papà. Per me non ci fu nessun problema a lasciarli andare, anche perché gli scatoloni più pesanti ormai erano stati portati al loro posto. Quelli mancanti erano i più leggeri e facili da portare, così, finita la merenda all'inglese, salutai ed accompagnai i miei vecchi alla porta. Così, prima di recuperare gli ultimi contenitori dal balcone, misi in lavastoviglie tazze e tegliera ancora calde. Mentre riponevo gli oggetti nel lavapiatti, mi ricordai che da lì a poco, guardando l'orologio, sarebbe continuata su Twitch, una delle più famose piattaforme di streaming, la live del mio streamer preferito. Allora decisi, prima di accomodarmi sul mio confortevole sofà e di connettermi a Twitch, di finirla con la storia degli scatoloni e portare su in soffitta le ultime piccole scartoffie rimaste. Non l'avessi mai fatto. Presi la roba da portare su in piccionaia e mi avviai, chiudendo dietro di me la porta dell'appartamento. Entrai nell'ascensore e premei il tasto numero 5. Man mano che salivo, il rumore metallico degli ingranaggi veniva accompagnato da un crescendo di brusii, proveniente probabilmente dalla mia destinazione. Tra me e me pensai con un filo di inquietudine:
Chi ci può essere in soffitta a chiacchierare a quest'ora? Ma soprattutto, perché in soffitta? Arrivai al piano selezionato. Salì gli ultimi scalini che mi separavano dal corridoio dove c'erano i ripostigli. Il mio cuore stava battendo all'impazzata per l'intensificarsi del brusio. Cominciai a sentire il battito nelle orecchie. Salito l'ultimo scalino, non esitai a guardare in direzione del rumore. L'ultima porta in fondo al corridoio, l'unica non numerata, era appena socchiusa e da quello spiraglio usciva una strana e soffusa luce rossa. Il cuore ormai era come se fosse andato per conto proprio. Batteva così forte. Ancora ricordo la sensazione di smarrimento in quel momento. Preso dalla mia maledetta curiosità, decisi di lasciare le piccole scatole sulla porta del mio ripostiglio ed avviarmi verso quello spiraglio di luce rossa, probabilmente proveniente da alcune candele. Ad ormai pochi metri dalla porta, il brusio si fermò di colpo. Di conseguenza mi fermai di scatto anch'io, con gli occhi sgranati e puntati sulla porta. Una mano di un uomo bianco, con una lunga manica nera che arrivava fino al polso, afferrò la maniglia della porta e la chiuse così forte da farmi riecheggiare il rumore metallico per tutto il corridoio. Mi si raggelò il sangue. Le voci e i brusii continui, che ormai non assomigliavano neanche lontanamente a chiacchiere, ricominciarono ancora più forti di prima. Quando quelle voci si trasformarono in lamenti, in strani canti di chiesa, distorti però, con una melodia alquanto inquietante che riconducevano il mio inconscio al cosiddetto diavolo, automaticamente misi un blocco alla mia curiosità e scappai in preda al panico più lontano possibile da quella porta. Il più lontano possibile da quel corridoio, lasciando le mie piccole scatole lì per terra, vicino alla porta. Non persi neanche il tempo di chiamare l'ascensore. Scesi di corsa tutte le scale, dalla prima all'ultima, fino ad arrivare alla porta d'ingresso del mio appartamento e chiuderla violentemente dietro le spalle. Si era fatta ormai ora di cena e ancora con il cuore che batteva a mille ed il fiatone, chiamai i miei genitori chiedendo loro affannosamente e frettolosamente se c'era un posto in più per quella sera a cena, oltre ai posti per gli ospiti, di cui mi avevano messo al corrente circa un'ora prima. Rimasi dai miei a dormire con una scusa alquanto ridicola, che ora come ora purtroppo non ricordo. La mia mente fu quasi completamente occupata a fornire una spiegazione razionale e plausibile all'accaduto. Che la famigerata setta di satanici si fosse rintanata proprio lì, nella soffitta del mio condominio a due passi dalla chiesa, questo non ve lo so dire, ma dai numerosi elementi che erano quella sera lì presenti, la mia mente ricollega il tutto proprio a quella leggenda. Il giorno successivo riferì tutto ai carabinieri, chiedendo anche aiuto al mio vicino di casa, che come professione svolgeva proprio quest'ultima. Mi dissero che nella porta che gli indicai trovarono varie macchie di sangue sul terreno, ormai quasi essiccate. Trovarono varie candele di varie grandezze consumate dall'uso di quei loschi soggetti che quella sera furono lì presenti. Non trovarono molto altro, se non piccoli disegni che ritraevano simboli satanici, come il famigerato pentagramma e l'uomo con la testa da caprone, più specificatamente chiamato Bafometto. Ancora oggi, a distanza di mesi, ho timore nel ritornare in quel corridoio, in quella soffitta, che è diventata ormai teatro dei miei incubi. A chiunque stia ascoltando la mia storia in questo momento, mi rivolgo in particolare alle persone che sono più suscettibili e vulnerabili. Voglio raccomandare di non dare assolutamente ragione a queste sette e di non entrarne assolutamente a far parte. Non fatevi trascinare dentro.
non se ne esce più. Era una calda sera di luglio. Io e mia sorella eravamo in Romania assieme alla nostra famiglia. È lì che siamo nate. Dalle mie parti, in quel paesino, si parla spesso di strane leggende basate su eventi realmente accaduti. Ho sempre creduto che servissero a spaventare i bambini. Fa parte della nostra cultura. Quella sera, però, era particolarmente fredda e buia. Cosa insolita, visto che eravamo in piena estate. Il mio paesino si trova in mezzo ai campi, tutto isolato. Ci si annoia spesso e fu questo il motivo che mi spinse ad uscire con i miei amici, Stefano, Andrea, Anna e Deniz. Ci recammo in un bar e passammo lì la serata. Verso mezzanotte, il locale stava per chiudere. Per questo motivo prendemmo qualche bottiglia e salimmo in macchina per andare a festeggiare con un po' di musica e qualche risata, nel campo di grano poco distante al bar. Nonostante il clima festoso, io quella sera avevo uno strano presentimento. Cercai di distrarmi quanto più possibile nel non pensarci. Credevo fossi soltanto un po' paranoica. Nel frattempo si fecero le 2 di notte. Si era fatto veramente tardi ed era giunta l'ora di andare a casa, quando ad un certo punto, in lontananza, vedemmo 2 persone incappucciate che stavano venendo verso la nostra direzione. Quando i 2 raggiunsero una distanza di circa 3 o 4 metri, uno di loro iniziò a parlare pronunciando parole in una lingua strana, completamente incomprensibili. Ora, voglio sottolineare che quella notte bevvi abbastanza, ma quei 2 non erano una mia allucinazione, perché tutti i membri del mio gruppo li notarono. Spenta la musica e calato il silenzio, la nostra attenzione si focalizzò solo su quei individui. Cercammo di allontanarli. Loro continuavano a pronunciare strane parole e mentre stavano per salire in auto, uno di loro mi afferrò, facendomi cadere a terra. La caduta mi procurò un profondo taglio sulla gamba. Ne ho tuttora la cicatrice. Per fortuna riuscimmo a scappare e tornammo nelle nostre case sani e salvi. Io non so cosa volevano da noi. Che tipo di lingua parlavano e cosa ci facevano a quell'ora incappucciati in mezzo ad un campo di grano. Quello che posso assicurarvi è che da quella volta ho paura di ritornare nel mio paesino in Romania. Ho realizzato che le leggende che da piccola mi raccontava mia nonna, in realtà, sono vere.